Procede il calo dei contagi in Calabria, diminuiscono anche i ricoveri in terapia intensiva e da oggi domenica 23 maggio Vax Day per gli over 80, in 20.000 ancora senza dose, obiettivo completare la fascia d'età, promosso da Regione Calabria, commissario ad acta per la sanità, protezione civile, difesa, aziende sanitarie e Croce Rossa. Nel frattempo la parlamentare pentastellata Barbuto chiede il rifinanziamento per il 2021 per sostenere proprio quei comuni maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria. Si pensa anche alla viabilità e dal 18 luglio ritornano i treni sulla fascia ionica Sibari-Metaponto. Michele Ferreri, referente dell'UDC a Cassano Ionio, sottolinea la grande opportunità per rinsaldare i rapporti tra Calabria e Basilicata. Lingua dei segni, traguardo importante per la Calabria. Il presidente facente funzioni, Nino Spirlì, ha chiesto che il LIS entri in ogni incontro ufficiale della regione. E in arrivo anche 6 milioni di euro per il settore pesca e acquacoltura calabrese. L'assessore Gianluca Gallo parla di aiuto concreto alle imprese ittiche calabresi. E da oggi seconda tappa WWF, giornata di sensibilizzazione. Questa volta Schiavonea con spiagge plastic free. Ci si prepara all'estate con senso di responsabilità e rispetto per le nostre coste. Ecco dello Ionio, una settimana di notizie in pillole.